Che ore sono? Ragazzi, ho aperto un nuovo Discord, link in descrizione, ci siamo io, tutti, ci sono gli staffer e potete fare i provini per gli staffer, infatti sono aperti, il gestore è Ricky che vi farà il provino e tutto. Intanto ho aperto anche un TS, ts.hackeraf.it, con il mio gruppo composto da Roby, Philly, Yumi e le altre persone, no? Niente, spero che questo video vi piaccia e buona visione. Le 12. Io mi sono svegliato all'ora di pranzo. Le 12? No, vabbè. Fa nulla. Dov'è? Dov'è il mio computer? Ah, no, ok, ora mi sono ricordato. Allora, praticamente l'altra volta, l'altra notte si era rotto il computer perché stavo giocando, no? Mi sono un pochino arrabbiato. Ho sbattuto la scrivania e è caduto il computer, ok? Non è colpa mia, non è colpa mia. Lo ricomprerò, magari domani vado a ricomprarlo. Ok, domani vado a ricomprarlo. Ok, visto che sono le 12 direi di invitare qualcuno a colazione. Cioè, a colazione, a pranzo, perché alle 12 non si fa colazione. Chi potrei invitare? Oh, ho un'idea. Il nuovo arrivato in città, no? Cioè, che è scomparso e poi è tornato. Anche le TV sono a riparare, sì. Perché si sono rotte pure quelle. È venuto sempre il vicino a rompermele. Vabbè. Ok, vado a suonare ad Alex per invitarlo a casa. Vediamo cosa dice. Ok, se non mi sbaglio, la casa sua dovrebbe essere quella. Poi vorrei anche visitare quella casa, mi sembra un po' inquietante, però comunque voglio conoscere il vicino che ci sta dentro. Oh, ha messo delle belle, bellissime ringhiere, bellissimo. Ok, vicino? Sì. Alex? Chi è? Chi è? Alex, vieni ad aprire, ti voglio chiedere una cosa. Arrivo. Ciao. Ciao Alex, ti andrebbe di venire a pranzare con me a casa mia? Oggi? Guarda, stavo finendo. Ho dei dubbi. Alexa, no, ma... Senti, Alex, ti andrebbe di andare a mangiare a casa mia oggi? Guarda, sono stanco a morte, mi sono alzato alle 8 per sistemare la piscina fuori. È un bordello, comunque sì, dai, mi farebbe piacere. Hai la piscina? Vuoi vederla? Sì, certo. Vieni. Okay, posso vederla, ti prego. Vieni. È troppo bella. Sì, ok. Facciamo una cosa. Ci facciamo il bagno. Ti prego, ci facciamo il bagno. Sono gli ultimi giorni di estate questa. Poi rinizia la scuola, Alex. Va bene, però io non ho vestiti di ricambio. Allora, vabbè. Non ci serve sempre. Andiamo in piscina! Ma sei scemo. Vabbè Alex, dai. È bellissima questa piscina, Alex. Ma fa nulla, dai. Dovresti prestarmi bella, dei vestiti, lo sai, vero? No, chi, io? Non ho vestiti di ricambio, no. Ciao Alex. No. Se vuoi vieni a pranzare da me. Stai qua. Alex, vieni a pranzare da me, dai. Va bene. Ti riasciugo io. Va bene, andiamo. Ti prendi il phone di casa mia e ti asciugo. Ma che phone? Ma smettila. Scusa, però. Vabbè. Allora, andiamo. Vieni, dai, Alex. Da qua. Allora, quindi, oggi cosa vuoi mangiare? Guarda, per me è uguale. Basta che si mangia. Hai chiuso la porta a chiave? Sì, l'ho chiusa. Anche questa, aspetta. Ok. Ok, vai, ok. Vediamo se si apre. Scusa, Alex. Scusa, non l'ho fatto apposta. Ti odio. Vediamo se si apre. Ok. Ok, scusa. Andiamo. Ok, dai, vieni a casa. Okay. Ok, allora quindi che cosa vuoi mangiare oggi? Ma guarda, per me andrebbe bene anche una tazza di caffè, di qualcosa. Una tazza di caffè? Sì. No. Oggi si mangia hamburger, panini, wurstel, tutto. Oddio, scusa. Si mangia hamburger, tutto si mangia, ok? Va bene. Chiudi sta porta, ok. Allora, che cosa vuoi mangiare? I biscotti sono vuoti, però mi dispiace. Va bene. Che cosa vuoi mangiare oggi? Fammi... Vai, un hamburger, vai, ci sto. Un hamburger. Ok, un hamburger. Un attimo che lo prendo. Ok, aspetta, però è finito l'hamburger, mi dispiace. Vado un attimo a comprarlo, ok? Va bene, ti aspetto. Va bene, mi aspetti qui? Sì. Mi aspetti qui, ok. Va bene. Un attimo a comprarlo. Va bene, ok. Dove avevo messo la macchina ora?
Oddio, no, non ho più la macchina. È vero che se l'è presa Koala quando se n'è andato. Ah, comunque sì, Koala se n'è andato. Mi dispiace. Vabbè, è andato a vivere dai suoi genitori. Alex, non è che avresti una macchina da prestarmi, sai? Koala ha la sua macchina, no? E se n'è andato. Ma, è un po' difficile. Cioè, io l'ho lasciata nella casa vacanza. Ah. Sono venuto col bus. Vabbè. Vabbè, vediamo cosa c'è in frigo almeno. Dai, va bene. Ah, vabbè, stanno dei booster, li vuoi? Va bene, va bene. Sì, dammeli subito. Va bene, vado un attimo su a vedere una cosa, ok? Ok, un attimo che devo cercare il mio telefono ora. Aspetta, ma non è che... Ok, ok. Scusa, il telefono l'ho lasciato qua. Scusa, ok. Un attimo. Ma... Dove è finito il mio telefono? Alex, hai visto per caso il mio telefono? No, no. Dove? Ma ti manca la TV? Sì. Ti ricordi quel giorno me l'hai rotta tu? Me l'hai rotta? Ah, sì. Tu l'hai fatta cadere, ti ricordi quando me la stavi montando? Vabbè. È vero. È vero. Non è possibile. No, comunque non l'ho visto. Ma ok, vado a lavarmi le mani. Aspetta, va bene, un attimo. Va bene. Ok, va bene. Ok, laviamoci le mani. Ok, Alex, eccomi. Eccomi, Alex. Allora. Alex? Alex? Dove sei finito, Alex? Ok, forse sarà andato in bagno. I bagni di sopra. Ale. Oh, oddio. Che cavolo. Cos'è questa? Non l'ho mai visto, ragazzi, vi giuro. Non so di avere uno scantinato così in casa. Vabbè, forse. Non lo so. Forse i creatori della casa l'hanno messa e poi ci hanno venduta. Vabbè. Alex. Magari nel frigo? No? Ma sei rubato tutto quello che c'è nel frigo? No, Alex, dove sei finito? Alex, no. Alex, ma dove è finito Alex? È che forse se ne è tornato a casa, ma ne dubito, in tutto in poco tempo questo. Penso sia tornato a casa, no? Vabbè, ok, andiamo a suonarli. No, è vero, la porta l'ha chiusa. Vabbè, possiamo sempre scavalcare. Oh, ok. Ok. Ah, si è dimenticato di chiudere questa porta. Oh mio Dio, ho chiuso soltanto quella. Vabbè, Alex. Prima magari suoniamo il campanello così sei in casa. Ah, no, non è in casa. Alex, ci sei, Alex? Dove? No, non c'è Alex. Non è che magari sei in camera sua oppure in bagno, vero. Ok, aspetta, però sarebbe meglio non entrare in bagno perché... Vabbè, bussiamo. Alex, penso... infatti non c'è nessuno. Alex, dove sei finito? Oddio, è scomparso, Alex. Dove, ok. Dove è finito? Vado un po' a fare un giro di tutto il quartiere. Magari è tornato in casa mia, non so. Alex! Aspetta un attimo, potrei chiamarlo al telefono. Ok, vado a prendere il telefono che ora mi sono ricordato dove l'ho messo. Ok, l'ho messo in camera, vero? Ok, mi ricordo di averlo messo. Ok, stava qui. Ok, chiamo Alex. Alex! Pronto, Alex? Pronto, Foxy? Alex, dove sei finito? Alex, mi hai rubato il cibo dal frigo! Te ne sei scappato! Non sono stato io! Mi stanno inseguendo! Mi stanno rapendo! Aiuto! Alex, inviami la posizione! Alex! Che cosa sta succedendo, Alex? Alex, inviami la posizione! Chiudi quel telefono! Oddio! Alex... mi sa che... Alex è stato rapito.